Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel quale vedremo una bici da trekking, la Riverside 500. Questo video farà parte della serie di brevi contenuti che riguarderanno alcune delle bici nel catalogo Decathlon. Le bici che vedremo in questa serie sono state scelte in base alle vostre domande più frequenti. Inutile dirvi che in descrizione troverete tutti i link utili, come ad esempio il link diretto per l'acquisto o andarla a vedere, il link di Decathlon Support per vedere tutte le varie informazioni del posto vendita o richiedere assistenza, sito di cui vi avevo parlato qualche video fa, il link dello shopping online dei ricambi compatibili per questa bicicletta. Ora non perdiamo altro tempo, sigla e poi andiamo a vederla più da vicino. La bici in questione si trova dalla taglia S alla taglia XL e copre le altezze da 1,50 m a 2,01 m. Questa bicicletta ha un telaio in alluminio 60-61 ed una trasmissione monocolonna 9 velocità. Troviamo un 36 denti all'anteriore come guarnitura ed un pacco pignoni Microshift 11-36. Il manettino è un 9 velocità B-twin come il deragliatore. Troviamo montati anche dei freni a disco meccanici con un diametro del rotore a 160 sia all'anteriore che al posteriore. Un manubrio semirialzato di larghezza 62 cm ed una forcella con escursione da 60 mm. La sella è un ErgoFit Sport 500 della Decathlon con reggisella in alluminio da 27,2 mm, con la possibilità di inclinare la sella, e per una maggiore velocità nella regolazione della sella abbiamo anche lo sgancio rapido. Le ruote sono doppia parete, quindi più resistenti da 700, e i copertoni sono il B-Twin Trekking 700x38. La bici è venduta con campanello, luce anteriore e posteriore e catarifrangenti sulle ruote ed i pedali. Vi lascio il link degli accessori compatibili come portapacchi, cavalletti e parafanghi. Il peso complessivo di questa bicicletta è di circa 14 kg. Come sempre, Decathlon garantisce la vita, il telaio, l'attacco manubrio ed anche il manubrio, mentre la forcella in questo caso viene garantita 2 anni, essendo un pezzo di ricambio o comunque un componente soggetto ad usura. Se avete qualsiasi domanda riguardo questa bicicletta, scrivetela pure nei commenti e risponderò il prima possibile. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti.